patatini e patatine, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi video swatch su questi nuovissimi Caked Lip Fondant, che sono questi rossetti liquidi matte, vegan e cruelty free. Mi sono stati inviati dall'azienda, mi sono arrivati oggi a distanza di una settimana piena da quando mi avevano detto che li avevano inviati. Non sono stati fermati in dogana, sono arrivati in una busta, quelle classiche gialle. Questi qua dovrebbero essere tutte e sei le tonalità della linea fino adesso. Le vediamo oggi in questo video come mi stanno sulle labbra, quindi swatchate direttamente sulle labbra. Io le ho già swatchate stamattina sulla mano, come potete vedere, e hanno una resa fantastica sulla mano, cioè veramente favolosa. Non vi faccio una review per il semplice fatto che mi sono arrivate oggi, quindi non potrei farvi una review veritiera, dovrei veramente testarle almeno uno o due giorni, anche diverse tonalità, perché cambia anche tante volte dalle tonalità, ma vi faccio vedere semplicemente i colori sulle mie labbra. Trovate nell'info box comunque il link di questo brand, e comunque nei vlog, nei weekly vlog, io le utilizzerò e vi saprò dire direttamente nei weekly vlog come mi sto trovando. Per adesso non mi hanno per niente delusa swatchandoli, hanno un colore veramente molto molto pieno, sono cremosi, non sono liquidi, quindi magari ad alcuni può dar fastidio l'applicazione, perché ci sono tante persone che si trovano meglio con il rossetto proprio liquido. Niente, io spero che questo video vi sia di intrattenimento, vi piaccia. E niente, fatemi sapere quale colore secondo voi mi sta meglio, quale vi piace, e vi lascio al video. Ci vediamo al prossimo. Mua! Ciao patatine e patatini! Come prima applicazione farò live lo swatch e poi il resto li vedrete appunto semplicemente applicati, perché vedrete poi il colore. Mi piace un sacco il pack, che è molto semplice, però il tappo è super sfiziosissimo con la scritta Caked e tutte le codette con questa glassa fucsia che cade, che gocciola insomma sul tappo nero, come vedete. Come vi dicevo, il prodotto non è liquido ma è quasi a mousse cremoso. Ve ne swatch un po' per farvi vedere cosa intendevo. Però è veramente molto molto semplice l'applicazione, non mi sembra troppo rigido, di quegli spigolosi di applicatori, ma è rigido, ma la spugnetta è abbastanza morbida, è questo che a me piace un sacco delle tinte. Come vedete il colore è veramente super super pieno. Questo qua in particolare si chiama Power Trip e vado ad applicarlo. Ha un buonissimo profumo, non sa di torta purtroppo, però è veramente buono. L'applicazione è stata davvero facilissima, come vedete, senza nessun contorno labbra, senza nessuna matita. In 3 secondi l'ho applicata e sono riuscita a fare il bordino, insomma, decentemente. E poi comunque ho cercato di farlo in modo molto veloce per farvi vedere l'applicazione com'è. Mi piace davvero tanto, devo essere sincera, e l'asciugatura è anche molto veloce. Io sono rimasta impressionata da quando li ho swatchati stamattina. Ho provato a fare di tutto e non se ne stanno andando. E come vedete anche di qua l'applicazione è veramente ottima. Mi ricorda quasi il Velveteen, però quello che ho io è vecchissimo. Ed è molto scuro, infatti è molto simile. E mi piace tantissimo. Io ultimamente non porto tanto i rossi, però questo è veramente un bel rosso scuro. Una volta asciutto il finish è quasi come aver su la cipria, veramente molto molto leggero e non è per niente fastidioso. Però vi posso assicurare che non è per niente transfer, è veramente una bomba. Questo è Power Trip.